È il lungomare partenopeo il proscenio ideale per il secondo appuntamento del Bike and Energy Day, l'esposizione di bici e prodotti per il risparmio energetico nell'ambito del progetto europeo Transport Learning, stand per distribuire materiale informativo sulla raccolta differenziata, un punto di raccolta per gli oli, test drive gratuiti e molto altro, per il secondo di 6 appuntamenti itineranti di un roadshow sulla sostenibilità che vuole sensibilizzare i cittadini sui vantaggi del risparmio energetico, del consumo intelligente delle risorse e della mobilità sostenibile. Bike and Energy Day è organizzato dall'Agenzia Napoletana Energia e Ambiente e dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli. Sì, c'è grande interesse per tutti i prodotti e le tecnologie che consentono di fare tutte le attività che normalmente si fanno, da muoversi in città, o riscaldarsi o produrre energia elettrica per una casa in modo pulito e rispettoso dell'ambiente. Quindi noi abbiamo organizzato un appuntamento itinerante in città, in più punti della città dove c'è naturale affluenza di gente interessata a queste tecnologie, proprio per farle conoscere, farle provare, farle toccare con mano. Ed in pista c'è il meglio del settore, dalle classiche bici vintage a quelle elettriche o a pedalata assistita, ai laboratori di ciclofficina, agli info point sugli incentivi per il risparmio energetico e mobilità. In questa occasione sono stati anche consegnati 6 veicoli elettrici ai dipendenti del servizio gestione e manutenzione dei parchi urbani del comune, che vanno ad incrementare la flotta di 15 unità per alimentare un'idea concreta di mobilità sostenibile e continuare a sensibilizzare cittadini e aziende sull'utilizzo dei mezzi di trasporto non inquinanti e sulle tecnologie ecocompatibili. È una cultura che sta crescendo e crescerà sempre di più nei prossimi anni per problemi economici, ma anche per sensibilità ambientale che sta crescendo in questa città con alcune politiche che stiamo mettendo in campo, dalle pedonalizzazioni alle piste ciclabili, ma anche all'utilizzo dell'elettrico in città. In altre capitali europee è già avvenuto, Napoli è partita un po' in ritardo, ma stiamo recuperando.